Siamo in Val d'Ossola, bellissima regione alpina che con forma di triangolo comprende tutto il bacino imbrifero del fiume Toce e si spinge a settentrione incidendo un ampio settore delle Alpi occidentali. Varia e pittoresca è l'Ossola, nell'armonia delle sue valli e dei suoi laghi, negli altipiani riposanti, nei monti arrotondati dai ghiacciai, rosi dai venti o protesi arditi con le cime dentellate verso il cielo. La riconosciamo come regione magnifica ed invitante, sia per chi cerca tranquillità, sia per chi si appassiona alle vertiginose altezze. Stiamo andando a Cravegna, una piccola frazione del comune di Crodo, situata alle falde del Corno di Cistella, su di un dolce pendio coronato ad ovest da una superba cornice di conifere. Cravegna rappresenta un esempio di come sia possibile mantenere integre le nostre radici lottando contro l'omologazione, pur tendendo ad aprire la comunità verso chi si trova lì per caso o per desiderio di condividere. Siamo a Cravegna alla festa annuale e siamo in presenza del signor Ottorino Savoia, che è il presidente della sportiva di Cravegna. Dell'Unione Sportiva Cravegna. L'Unione Sportiva Cravegna. Questa festa è il primo anno che viene fatta oppure da quanti anni l'ha fatta? Sono ben 26 anni che abbiamo dalla fondazione dell'Unione Sportiva Cravegna. Saranno quasi 15 anni che facciamo 10, 11, 12 giorni per Ferragosto, prima di Ferragosto, dove che cade proprio la festa di Cravegna, la festa della Madonna del Rosario di Cravegna. In coincidenza che sarebbe, ad esempio, oggi il 12 cade la seconda domenica di agosto, cade la festa della Madonna del Rosario e di solito concludiamo le feste quel giorno lì. Oggi quindi è l'ultimo giorno di quest'anno, ecco. Quali sono le finalità e da chi è sostenuta questa festa? Dai vostri sforzi dal punto di vista economico oppure c'è qualcuno che vi sostiene? No, è tutto autofinanziato, praticamente la festa ci autofinanzia, tutto quel che ci danno quelli che partecipano a queste feste, noi le investiamo in struttura, investiamo per abbellire il paese, perché l'associazione è nata per fare qualcosa per il paese, visto una frazione del comune di Crodo, una piccola frazione, non c'era nessuna associazione, è nata proprio con l'intento di promuovere un po' il turismo, di dare qualcosa al turismo che è abbastanza numeroso in questo periodo qui a Cravegna. Quindi noi il nostro scopo è proprio quello di dare qualcosa, di poter dire al turista vado a Cravegna e c'è qualcosa che poi mi fa divertire. Che cosa siete riusciti a realizzare negli anni passati con il denaro che avete raccolto? Ma abbiamo fatto per ben 18 anni una gara internazionale di corsa su strada, che si chiamava Tre Fontane, e aveva riscosso un grandissimo successo perché era riconosciuto a livello proprio internazionale, era una gara internazionale, correvano atleti di tutto il mondo. Però chiaramente lì era uno sforzo finanziario notevole, ma non è stato il lato finanziario che ci ha fatto sospendere, ma altro. Però ci è costato fatica a smettere, perché era una gara che per portare 18 anni, una 18 edizioni, una gara così è stato come lasciare qualcosa che hai visto crescere e abbandonarlo, è stato dura. Però adesso diciamo che facciamo questa festa qui e cerchiamo di dare ogni anno qualcosa in più, qualcosa di diverso rispetto a quel che può essere una festa normale, anche perché noi qui lo spazio è abbastanza dimensionato, quindi non è che possiamo pretendere di avere qui 2000 persone, qui ci stanno a sedere 450-500 persone, quindi vogliamo dare il meglio per poter almeno richiamare tutte le sere con le 500-600. Quindi cibo buonissimo, perché ho visto che si fa polenta, si fa grigliata, che altro proponete a livello di cibo? Abbiamo la grigliata, che è quella la parte dedicata ai cuochi maschi, sì. E poi c'è la cucina. Ogni sera c'è una specialità, facciamo tutti gli anni la specialità proprio del paese, che sono tre piatti tipici, tipo la bagianà, tipo la trippa, tipo tre piatti tipici e più altri come il pesce, che non sembrerebbe impossibile che in montagna il pesce, eppure è molto ricercato. Dobbiamo dare tutte le nostre energie, perché per soddisfare tutti quando c'è il pesce è molto difficile, perché ci sono molte richieste. Quindi le tre donne che sono in cucina lavorano molto bene, sono sempre molto soddisfatti tutti, almeno. Tutti ci dicono bravi, 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 quindi vuol dire qualcosa che c'è. Sempre su base volontariato, cioè non prendo... Tutto volontariato, quindi stipendi non esistono, perché guai, stesso gli stipendi abbiamo finito. Poi ho visto che c'è un piccolo palcoscenico, alla sera proponete anche degli spettacoli?
Sì, sì, gli spettacoli tutte le sere, appunto questa settimana, questi 10 giorni abbiamo proposto vari tipi di musica, a partire da venerdì che c'era una musica rock, poi abbiamo fatto un liscio 2 sere, poi abbiamo fatto una sera di musica occitana, una sera di musica indiana, latinoamericano, cabaret. E questa sera ad esempio il clou c'è la fisorchestra Giuseppe Verdi, che è un'orchestra che appare in molte in televisioni lombarde così, che ha un notevole successo. Penso che anche stasera riscuoteremo un ottimo successo. La comunità di Cravegna è una comunità quindi molto, molto attenta, è molto aperta, oppure una comunità chiusa? Diciamo che c'è una parte che è molto attenta, ad esempio a quel che facciamo noi ci tiene tantissimo, un'altra parte che forse chiudo, diciamo che è una comunità anche di molti anziani, quindi non è facile dire agli anziani uscite, poi forse ci sono molti, molti disagi così. E c'è una parte anche non giovane che si è chiusa nel suo guscio e non, che non esce, però diciamo che in massima parte ci sostengono, anche magari non partecipando alla festa direttamente, però continuate. Questo è un ottimo sfogo per noi. Cioè, poi quindi è anche un modo per dare poi degli stimoli anche a chi fa fatica ad uscire di casa, insomma. Per noi è il fatto dei giovani. C'è una bella squadra di giovani ma non partecipano, probabilmente il fatto che io mi continuo a chiedere se è colpa nostra, che essendo più anziani forse non so, non diamo spazio loro, però abbiamo provato, non riusciamo a dare spazio, non so. Il problema è proprio questo, forse finito noi non c'è. Questo è un vero peccato, anche perché poi vengono abbandonati questi posti da paradiso, paradisiaci, per che cosa? Non si sa, forse per andare nelle grandi città, Milano, Bologna, che insomma non sanno quello che perdono forse. Infatti vengono qua, tutti dicono il paradiso, però... Però te non lo puoi scappare. Abbiamo, quando il paese è pieno d'inverno siamo 170 abitanti, 175, quindi quando è pieno, quindi sì. Quando ci si esce dal sole d'inverno non si ha paura, perché sicuramente non si ha paura, come può essere, non so, non grosso centro che si ha paura, però non si vede nessuno. E voi avete degli immigrati che risiedono qua? Sì, ne abbiamo una famiglia, l'abbiamo, molti anni, e si è integrata molto bene, anche con 2 bambini, sono una famiglia di albanesi che si è integrata benissimo. Quindi nessun problema? Nessun problema, proprio non... anzi, quando sono arrivati erano 2 famiglie, adesso dopo una famiglia è andata via, sono stati aiutati, anche loro hanno accettato, si sono integrati benissimo, ormai saranno... i figli hanno già quasi 18 anni, un figlio ha già quasi 16-17 anni, quindi saranno quasi 20 anni che sono qua. Quindi è una comunità chiusa, ma quando vuole accoglie e sa accogliere quello... bene. No, anche le iniziative che si per la chiesa, così... Magari non si fanno vedere tutto, però accettano e contribuiscono. Sì, stiamo facendo, aspettane, il nome del pezzo della mela interno, come si chiama in italiano? Qui Tortora. Sarebbe... Tortora, ecco, questo qua è il paese che fanno proprio quella festa lì. La festa del coso qua. Ecco. Del torso, della mela. Torta, della mela mangiata. Resta solo la buccia, noi chiamiamo... quello che chiamiamo già noi, il Caviciù. E noi della Valtrona siamo 2 buontemponi che andiamo in giro le domeniche a fare cose a gratis, Pinocchi per gli asili, le scuole, parchi giochi e niente. E loro oggi, tramite il nostro amico qua, ha detto andiamo su a Cravegna, che dal momento che loro si chiamano i Caviciù, bisognerebbe mangiare sta mela. E come viene mangiata, prima di buttarla, noi dobbiamo fare il torsolo. Torsolo! La devo mangiare io? Sì, c'è la dentatura. La facciamo mangiare ai bimbi? Quella, sì, bimbi, perché qua tra ponti e passerelle tutti hanno problemi. Uno c'è il ponte, ma io c'ho il ponte, ma per andare in Valtrona ce n'è di ponte, anche noi ne abbiamo. Comunque se venite dopo pranzo sembrerà poi un po' una mela, Gli mettiamo il suo... Come si chiama il coso? Picciolo? Non mi imparavi una nuova! Al piccio! Mi piace quello quel nome. Quello che va su, il rametto che va su, il chicciolo si chiama. Questo qua. Questo qua. Con scrive il picciolo, al picciolo. Mettiamo sul picciolo. Vedi che anch'io so parlare un po' lo solano. Picciolo. Ma sì, noi ormai vediamo già il cartello con il suo arrivo. E la gara mi sa che sta finendo. E allora lasciamo indietro questi ricordi qua, sti legni mal messi qua, un po' di cose per i bambini.
queste sono delle opere d'arte. Ma arte. È solo che abbiamo fatto un bel pinocchione a Crodo 15 giorni fa, uno a Crevola d'Ossola, Premosello, e su sopra Santa Maria Maggiore, come si chiama? Toceno, poi siamo andati a Milano, milanese! Milanese, fuori di scatto, ghippa! Bello, L'hanno venduto all'asta, quelli del Rotary! E loro quelli del Rotary, 6.000 euro hanno preso. Però, e li mandavano a dei bambini poveracci giù là, quelli, Congo belga, giù l'Africa, via. E loro ci sentiamo anche un po' così soddisfatti, bravo. Sì. Complimenti. Devi registrarci quando suoniamo tipo Stadio Olio, abbiamo l'attrezzatura. Vuoi farlo subito? In diretta dal campo base. Impegnate volontariamente in prima persona per organizzare e tenere viva questa festa. Qual è la preoccupazione emergente? La preoccupazione è il proseguimento, mancanza di gioventù che va avanti con quello che è stato fatto fino adesso, portato avanti da noi. Non riuscite a coinvolgere i giovani, come mai secondo te? Perché hanno altri interessi. Il volontariato è faticoso, impegna molto e di conseguenza probabilmente hanno altri interessi da... Ma che interessi? Non so, probabilmente la discoteca o il divertimento, perché comunque qui è molto impegnativo per tutti e di conseguenza il fare meno fatica per loro si vede che è molto meglio. Quindi secondo te sono meno legati alla comunità di quanto lo sia la nostra generazione? Ovviamente, sono cresciuti con un'altra cultura, con un altro stimolo, di conseguenza un po' per colpa forse anche dei genitori, nostra. E allora un po' al sistema che c'è adesso, e allora di conseguenza loro preferiscono il divertimento al sacrificio, diciamo, tra virgolette. Il clima che si respira, in effetti, io sono arrivata, non avevo mai visto questa bellissima festa, sono arrivata, è un clima di comunità adesa, sì, familiare, dove tutti ti accolgono, io mi sono sentita accolta immediatamente, quindi la domanda è come mai i giovani non percepiscono questa bella aria? Forse perché con noi, loro vorrebbero avere più spazio con le loro idee, insomma c'è una differenza di età, no? E di conseguenza loro forse vorrebbero fare a loro modo
e non hanno questo gran spazio di poter fare, però che venissero a vedere come per imparare, per avviarsi anche loro. Purtroppo abbiamo già avuto esperienze di dare spazio qualche serata ai giovani, ma buche. Tanti complimenti comunque. Grazie. Sono tutti molto preoccupati per la mancata partecipazione dei giovani a questa festa. Tu sei un giovane, sì. Fin da prova contraria. Che cosa ti spinge a partecipare? Vedo a fare anche volontariato alla festa. Sì, sì, sì. Beh, sì, alla fine è una festa del paese, quindi io essendo affezionato al paese, anche se non sono molto presente in paese, essendoci affezionato non vedo perché non devo partecipare a una festa del genere e dare un aiuto, una mano. Secondo te perché i tuoi amici, i tuoi coetanei stanno abbastanza lontani dalla festa? Non lo so, non riesco a rispondere a questa domanda, anche perché comunque sono presenti come clientela, però non subentrano nel gruppo lavorativo della festa. E su questo sinceramente non mi so dare una spiegazione. Tu pensi che forse coinvolgendoli in maniera un pochettino differente da come hanno fatto sempre i vecchi sinora? C'è stato un tentativo due anni fa, cioè praticamente il presidente ha dedicato una serata a noi giovani, nel senso hanno lasciato tutto in gestione a noi, dall'organizzazione della serata alla gestione con relative personale al bar, griglia e cucina. Sì. Visti i problemi che sono usciti non si è potuta ripetere questa cosa e nessuno più si è fatto avanti neanche per chiedere appunto di continuare gli altri anni con queste serate dei giovani. Bisogna studiare il modo di attrarli, di fare capire il valore della cooperazione. Sì, sì, il problema penso sia fondamentalmente anche quello. Anche perché forse dovreste capire che se spariscono queste piccole comunità sparisce una bella fetta del paese. Sì, cioè la festa va morendo comunque perché cosa si può fare? Una volta che non ci sono più le persone che seguono è destinata, non è che in due si può mandare avanti una cosa del genere, esatto. Perché comunque sono 10 giorni e sono lunghi. Anche perché questa festa, almeno da fuori, ha un significato molto elevato perché è mostrare una comunità ben adesa. Sì, sono comunque, cioè è ben affermata come festa, comunque sono 25 anni che va avanti, quindi voglio dire, è ben affermata. Infatti non vedo perché dobbiamo farla morire proprio noi giovani. Allora, stiamo facendo la polenta. Come si fa per fare una polenta vera, quella buona? Quella buona, prima di tutto bisogna farla nei paivoli di rame. Perché mantengono il caldo e cuociono bene. E poi si fa bollire l'acqua, si mette la farina e poi si mescola. Come minimo un paio d'ore questi paioli qui che sono grossi, come minimo può essere, si guarda la densità, più o meno come si vuole farle, o più liquido o più... È faticoso? Ma non faticoso. Che tipo di farina? È la farina di mais, normale la farina di... Solo mais? Sì, mais. Adesso poi una volta il mais era macinato tutto intero, era molto più buona, adesso gli tolgono l'olio, comunque non fa più il profumo di una volta la polenta. Comunque è buonissima. Vabbè, sì, noi la facciamo sempre, io la faccio sempre d'inverno, poi perché la polenta si mangia più volentieri quando il tempo è freddo. È vero. Si mangia col... È un ottimo sostituto del pane. Sì, sì, senz'altro, e poi si può abbinare a tantissime cose. Dal latte al formaggio, al gorgonzola, allo spezzatino, al pesce, tutto, non è solo una cosa che per sé, si può abbinare a tantissime cose. Poi è anche un modo per stare in compagnia, perché quando si fa la polenta non si fa da solo. Adesso sì, qui nelle feste fanno tanta, ormai... Nelle feste paesane dappertutto c'è la polenta, o con lo spezzatino, per esempio oggi c'è lo spezzatino di cervo che è buonissimo. Comunque la si mangia anche col pesce la polenta? Sì, io lo faccio tante volte a casa col merluzzo, infatti domenica scorsa qui c'era la polenta e merluzzo, la faccio tante volte a casa col merluzzo, io lo faccio col merluzzo con il latte. Però si può fare in diversi... Generalmente il pesce che adopero con la polenta è il merluzzo. Si può fare con piantare la pianta, si fa
la pannocchia, ci sono i mulini a pietra casalinghi che ti fai la farina e te la metti, fai la polenta integrale. Ma lo fate quindi? Sì, io lo faccio, io lo faccio. E quindi allora si riacquista il sapore famoso sì, di sì. cui parla. E un altro sapore comunque c'è, si può fare. Cosa sono i salamini? Ah, sì, è sempre la medesima pasta, fatti nelle budelle piccole che generalmente si fanno cuocere dopo. Ti mangiano anche così, però... Quindi assomigliano più al nostro cotechino, diciamo. Sì, più o meno è il cotechino, invece di esserci dentro le cotiche non ci sono, perché anche qui c'è il cotechino, solo che il salamino, diciamo noi salamino, è senza cotiche. Senza cotiche. Ed è buonissimo, è buonissimo. Ho già avuto modo anch'io di mangiare veramente Si può fare arrosto, si può fare alla griglia, ti puoi fare bollito con le patate. Si può mangiare anche crudo, Anche crudo è buono? Sì, sì. Ah. Nel contesto della festa annuale che si tiene a Cravegna, organizzata dall'Unione Sportiva, è stato dato un riconoscimento ben meritato, direi, dal signor Roberto Mattioli per una splendida iniziativa che da qualche tempo, da un anno a questa parte, ha messo in atto, ossia ha aperto una splendida galleria d'arte che avremo modo nel futuro di visitare, spero. E gli è stata donata questa targa che ora ci mostrerà. Non ci aspettavamo, a dire la verità, siamo felici. Dopo l'incanto fatto, ho sentito riconoscimento a Carlo e Roberto Mattioli e sono rimasto così, come adesso, proprio con gli occhi brillanti.